Siamo con Elias Bianchi dopo Ombri Piotta Kloten. Allora, vincere al photo finish fa sempre piacere. È anche vero che è stata una partita non eccellente, non facile, riprendere il ritmo dopo una pausa così lunga non è evidente. Allora ti chiedo come valuti la prestazione generale della squadra dopo la pausa olimpica. Penso che hai detto bene te, ci sono stati tanti errori da ambo le parti, infatti il risultato è abbastanza alto. Credo che dopo, quando c'è una pausa così lunga e una partita comunque molto importante per entrambe le squadre, c'è anche un po' di nervosismo. Penso che il positivo è la reazione che abbiamo avuto, anche dopo che hanno segnato loro il 4-4 abbiamo continuato a giocare, e se vogliamo trovare il positivo forse quello. È chiaro che dobbiamo migliorare soprattutto nelle chiusure difensive, essere un po' più aggressivi e un po' più intensi sul forecheck, che oggi è mancato un po'. Dopo un buon inizio, comunque tutto sommato un buon inizio, nel secondo tempo siete un po' calati, questo anche a causa dell'efficacia del Kloten in power play, efficacia che a voi è venuta un po' a mancare nonostante abbiate mostrato delle buone trame in situazioni di superiorità numerica. Sì, penso che abbiamo fatto girare bene il disco, abbiamo trovato anche diversi tiri, forse abbiamo, non so, trovare dei tiri un po' più dove si libera meglio il giocatore, però credo che, come detto, abbiamo fatto girare bene il disco e questa è la cosa più importante. Siamo entrati bene in zona, siamo riusciti a installarci e questo è il primo passo. Ecco, i 5 minuti rimediati da Kuba Lik hanno di fatto permesso al Kloten di rientrare in partita, di girare la partita. Credo che fondamentale questa sera è stata la rete di D'Agostini del 2-2, che di fatto vi ha tolto un po' da una situazione scomoda, perché la partita lì si stava mettendo un po' male per voi. Sì, esatto, sai, anche sul lato psicologico andare sulla pausa sul 2-2 è molto differente che andare sul 2-1. È chiaro che, ma penso che tutti i gol sono stati abbastanza fondamentali, anche il chiaro quello dell'Otax è stato quello decisivo, ma in generale subito, anche entrare subito bene in partita, anche se dopo ci siamo seduti un attimo, penso che tutti i gol hanno avuto la sua importanza, però quello forse era chiave in vista del terzo periodo. Ecco, il Kloten è una delle squadre che incontrerete nel corso del giro nel play-out, e allora quali indicazioni traete da questa sera dalla squadra, dagli aviatori, insomma? Quali indicazioni possono essere utili anche per le prossime partite, per il futuro prossimo? Ma penso che oggi abbiamo avuto ancora una dimostrazione, comunque il campionato è parecchio equilibrato, non c'è una squadra come magari era già successo altri anni che facesse veramente un po' più fatica. Sono una buona squadra, soprattutto hanno una prima linea che è sempre pericolosa. Noi dobbiamo semplicemente cercare di adattare il nostro gioco, che quest'anno penso che abbiamo vinto tutte contro di loro, se non sbaglio. Quindi se noi facciamo il nostro gioco come sappiamo fare, penso che possiamo batterli. Chiudiamo con una battuta finale sul freddo di questa sera. Allora, quanto è problematico per voi giocatori giocare in queste situazioni di gelido estremo? A parte che mi verrebbe da dire problematico mica tanto, perché in realtà avete colpito gli aviatori a freddo due volte. Ma io adesso sono un po' abituato, perché è vero che oggi era freddo, mi è già capitato altre volte anni passati, però ti scaldi, noi come giocatori ci scaldiamo, magari fa un po' male respirare ogni tanto, però penso che è peggio per chi sta fuori. Adesso possiamo dire guardiamo a Losanna oppure prendiamo sempre partita dopo partita? Ma penso che sia giusto da una parte guardare, perché è sempre, quando c'è un obiettivo davanti è sempre uno stimolo in più per far bene, però va troppo veloce per concentrarci troppo in avanti, ne perdi due sei indietro, ne vinci due sei davanti. Credo che sia fondamentale concentrarci sulla prossima ZUV e finire bene questa regular season con più punti possibili.